Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su The Guild 3, un gioco che è fuori da una vita, quasi 3 anni, ed è un gioco che ha avuto uno sviluppo travagliatissimo perché poi è stato mollato, era sommerso dalle critiche, dai bug, poi è stato ripreso da altri sviluppatori ancora, ma l'ho lasciato lì, 29,99 il prezzo su Steam, fino a quando oggi casualmente ci sono ricapitato sopra e ho scoperto che era tradotto in italiano. Quindi ho detto, che faccio? Investo? Sì, investo, in questo periodo insomma investire nel massimo in videogiochi, però ho detto al massimo lo provo e se non mi piace lo rendo. Ammetto, sono ancora nelle 2 ore, ho fatto circa una ventina di minuti. Ho deciso di ricominciarlo e registrarci un video, così dovessi tirare una conclusione, quindi renderlo, lo vedrete insieme a me, insomma, lo andiamo a provare. È un gioco molto molto carino perché simula la vita nel bene e nel male nel Medioevo del nostro omino. Abbiamo vari tipi di location dove iniziare, con varie partite, con numero di dinastie, difficoltà, la modalità di gioco plebeo o carriera, e volevo valutare anche il livello della traduzione italiana, se era tradotto per metà o meno. In questa modalità parti con un titolo casato da cittadino, qua partiamo da plebeo. Noi partiamo col tutorial, quindi proviamo quello. Gli sviluppatori, io in realtà li avevo sentiti, mi hanno detto: guarda, ti daremo anche una versione per pubblicizzarla, ma è speciale questo gioco e non te lo diamo. Vabbè, ho detto vabbè. Iniziamo con Indie Gameplay Ita, siamo dei servi, diciamo, vabbè, partiamo come artigiani. Non sto qua a perdere troppo tempo, io tolgo un punto a, non lo so, alla forza e lo metto al carisma, magari sono così più bravo, insomma, così d'impatto mi viene da prendere questa decisione. Potremmo avere figli, potremmo fare delle cose illegali, tipo chiedere l'elemosina, rapinare, organizzare cose, candidarci alla politica, come si faceva anche nei The Guild e The Guild 2. È un gioco davvero interessante e voglio vedere fino a che punto potremo arrivare in questo tutorial, insomma, in questa prima prova che facciamo insieme. Poi aspetterò un vostro responso, se il gioco vi piace lo porteremo magari avanti e magari perché no ci faremo anche qualche live su Twitch. Io ricordo ancora una volta che Twitch c'è, è qua in descrizione ed è un canale a parte dove si fanno approfondimenti e soprattutto giocate molto easy, molto tranquilli, anche dei giochi magari già trattati o delle piccole anteprime prima del video, diciamo, spiegazione un po' più ragionato che faccio solitamente su YouTube. Vi invito poi, se volete sostenere il canale, a fare la Twitch Prime. Solo se avete l'account Amazon potete regalare un abbonamento e in quel caso fatelo al canale se volete aiutarlo, ma non spendete assolutamente soldi. Allora, siamo arrivati alla parte della città, dobbiamo lavorare duramente. Ovviamente poi potremo anche candidarci, insomma, diventare cose. Ci saranno delle missioni. Abbiamo l'aiuto, abbiamo la costruzione. Vedete, qua sono immagini, quindi qua sono ancora in inglese. Quindi piazziamo, costruiamo e poi abbiamo il denaro e l'influenza come unità di misura che vedete qua in alto. Sembra tradotto anche piuttosto bene, anche da quello che ho visto prima. Questo è il nostro alter ego che possiamo selezionare e rimuovere. Andiamo a costruire la nostra cascina, insomma, la nostra casa qua. Guardate quanti edifici potete fare. Guardate qua, attività di artigianato, erboristiche, di furto, magazzini, ce ne sono un bel po'. Facciamo la capanna dell'artigiano, la chiamiamo niente fronzoli? No, direi di no. Vediamo se ci dà un altro nome decente. Ruffiano, no, facciamo il paradiso della brugola, non si può, delle viti, il paradiso delle viti non si può. Vabbè, lo scalpello e lo costruiamo magari vicino al villaggio dove c'è più comodo. Magari vediamo se c'è un posticino qui. La facciamo qua. Sì, 790 soldi. Andiamo a vedete, guardando la visuale, la capanna viene costruita. Quindi, attualmente siamo noi. Possiamo vedere, vedete poi tutto quello che sta trasportando l'altra gente. Io potrei anche in teoria andare a parlare ad altra gente e intanto vi faccio vedere qua sotto quello che possiamo fare. Mandarlo a casa, mandarlo al mercato, fargli fare azioni urgenti come spegnere un incendio, prendere un drink, mangiare un boccone, dormire, curare le ferite, curarti dal veleno e curare le malattie. Abbiamo azioni aggressive, attaccare qualcuno, spezzare le ossa o uccidere. Qua abbiamo attività disoneste come l'elemosina, come il rubare un personaggio illegale nella città D.
Qua abbiamo le attività sociali, quindi fare i complimenti, parole dolci, bacio sulla guancia, intraprendere una tresca, intraprendere una storia d'amore o proporre un matrimonio. Altro da fare c'è anche questo, che è la diplomazia, con vantati dei tuoi risultati, con spendiamo dei punti di influenza. Vabbè. Insomma, il tutorial adesso è qui. Vedete che hai ricevuto una nuova missione. Dobbiamo, libro delle missioni, ci fa vedere quello che dobbiamo fare: produrre delle assi di pino. Quindi a questo punto prendiamo il nostro personaggio, lo mandiamo in casa. Cliccando sopra abbiamo la gestione del nostro edificio. Possiamo assumere trasportatori, controllare i trasportatori in modo automatico o meno, assumere anche dei lavoratori per poter assegnare dei compiti. Possiamo anche inserire i nostri membri della famiglia, qualora avessimo figli li possiamo controllare dai 5 anni in avanti. Regole del deposito, IA padrone, la bottega nella zona della tua attività commerciale. Mi sembra tradotto tutto anche piuttosto bene, usa la bottega, consentire all'IA di interagire con l'attività, insomma. Non è una cosa che andiamo a fare in modo, diciamo, approfondito oggi, però insomma, allora ci serve. Prendiamo una cosa, prendiamo un trasportatore. E assumi un dipendente, vedete laboratori. Assumiamo un dipendente. No. Trasportatore. Assumiamo un trasportatore. Ci costa 200, ne abbiamo 4000, quindi lo prendiamo ed è assunto adesso sotto di noi, dovrebbe essere qua Trud. Io vorrei dirgli di andare al mercato e comprare, non so ancora esattamente come si controlli Trud, però posso fargli fare quello che voglio, quindi gli dico Trud, vai al mercato, clicca col destro e gli faccio comprare delle assi, perché presumo mi servano delle assi per lavorare. Quindi vai al mercato, menu mercato, possiamo acquistare e vendere, perfetto, e gli diciamo di comprare del legno di pino. Quindi a questo punto me ne compri magari 40, va bene. Preso questo, la riportiamo indietro e gli facciamo scaricare tutto, quindi clicchiamo lì. Poi si potrà, devo ancora scoprire come, automatizzare questa operazione. Quindi siamo arrivati in villaggio, al villaggio, alla bottega, gli faccio buttare tutto il legname qua nella capacità del deposito, nella zona bottega. A questo punto io prendo me, che sono qua, come l'unico lavoratore in pratica in grado di fare, e trascino trascino l'asse qui, e quindi io inizierò a lavorare e compiere questo compito di produrre tre assi. Vedete che ne abbiamo tre. Ok, dovremmo, ha ricevuto una nuova missione. Allora, ok, produrre oggetti sociali. Questa missione ti preparerà quelle future. Puoi creare oggetti sociali nella tua residenza. Per farlo, il tuo avatar deve trovarsi all'interno della residenza. Produci asciugamano, produci mazzo di fiori. Come cacchio faccio a creare il mazzo di fiori? Adesso lo scopriremo. Giunzioni? No, devo capire come si fa. Allora, vabbè, adesso smettila di produrre queste cose. Basta. Devo capire adesso come si creano gli oggetti sociali. Questo livello dell'edificio abbiamo abbiamo due attività, ok. Torna a casa, vedete qua rotta attiva, posso dirgli di creare una rotta di trasporto dal mercato per trasportare tutto, posso creare, vedete la rotta, abbiamo anche scoperto come si fa. Torna a casa, scarica, no, voglio capire come si creano un mazzo di fiori e quelle cose lì, vediamo un attimo se c'è modo di capire. Usa la bottega, no? Elementi aggiuntivi. Vedete, qua abbiamo la possibilità di espandere la nostra bottega. Protezione malattie, slot deposito, produttività, soddisfazione del cliente. Si possono fare varie cose. Qua ci sono le statistiche. Abbiamo l'attività commerciale, lo scalpello con i dipendenti, i costi, i membri della famiglia che ci lavorano, i punti vittoria, in pratica tutto il punteggio che stiamo ottenendo. A dire la verità non so come si faccia a creare col mio personaggio, quindi adesso me lo esploro un attimo e vediamo un attimo se posso fare qualcosa. Uscire dall'edificio, manda a casa, attività sociali. Deve avere una tresca in relazione con qualcuno. Vabbè. Allora, produrre oggetti sociali. Produci un asciugamano. Ok, intanto è finito la stagione.
quindi siamo qua. Allora, non ho la minima idea di come creare un mazzo di fiori, però, onestamente. Quindi magari vado al mercato e provo a costruire, a cercare dei fiori. Perché per produrli io non ho la minima idea di come si faccia. Vediamo, compro. No, vabbè, compro tre di questi. Due gelsomini. E delle rose canine. Ah no, ho solo quei due lì. Vabbè, mi compro quei due lì. Va bene. Materie prime, abiti, articoli di lusso, mobili, posso comprare. Merci del mercato nero, le bombe, quelle cose lì. Materie prime, pietre preziose. Non ho la minima idea di come si faccia un asciugamano. Comunque, vabbè. Intanto abbiamo provato. Allora. Yes, sir. You are respected. Good. Ho queste cose, le butto qua nel magazzino, magari mi fa creare qualcosa. Ok, no. Vado su me stesso, dice che sono a casa, quindi po dovrei poter fare qualcosa. Vediamo un attimo se adesso posso fare qualcosa. Anzi, tra l'altro vi faccio vedere anche questo che è il libro delle dinastie. Con accedere all'albero genealogico delle altre dinastie, puoi anche vedere tutti gli edifici posseduti da una dinastia e l'eventuale atteggiamento. Allora, Indy non ha famiglia al momento. Anzi, sì, sono un pirla perché mi ero dimenticato di una cosa. Allora, qua vabbè, vedete le altre dinastie con i loro possedimenti. Io vado a casa. Yes, sir. Questa è la mia bottega e in effetti sono un babbano perché. Allora, scusate, intanto riporto a casa il mio Indy. Perché. Dove cacchio sei andato, Indy? Here I am, here I am. Of course. Torna indietro. Ok, ho aperto. Vedete qua tutti i punteggi. Questa è Etrud, quella che abbiamo assunto con la fertilità, con la furtività, tutti i vari punteggi. Ma no, io voglio Sir. andare a Good. lì. Of Io, course. io abito qua davanti, ok. Indy, entra Yes, sir. nell'edificio per cortesia. Bravo. E pigliati i fiori. Che magari. Poi ci proviamo con Trude, che magari è una che lavora per noi è un po' più semplice. Vabbè, torniamo a casa, va. Yeah. Manda a casa. Ok, andiamo a casa che sono questa baracca qua. Ok, la mia residenza. Posso possedere più residenze, ma solo una è quella principale della tua famiglia. Se la perdi, hai un turno per trovare un altro, perderai la partita. Il mio edificio, la tua residenza, è molto simile a quello di produzione. Appaiono tutti i membri della famiglia. Azioni con la famiglia. Sì, no, sembra comunque tradotto tutto molto bene. Ora siamo all'interno. Ok, possiamo craftare il mazzo di fiori. Quindi, e anche l'asciugamano. Quindi mi serve per l'asciugamano, mi serve un secchio d'acqua e della tela. Mentre mi manca un fiore, che è la rosa canina. Quindi vado a prendere la rosa canina e l'asciugamano. E scusate, e la tela e secchio d'acqua. Quindi, ok, esco e vado al How long, villaggio sir? che è Long. esattamente di fronte al mercato, scusate. Allora, prendo tutte le merci importanti. Allora, prendo. Sono un babbano perché devo tornare a casa e How are you? depositare la roba, giustamente. Veramente è. Ah, ma ho già tutto quello che mi serve. Sono un coglione. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ho voluto provarlo insieme a voi la prima volta e. Allora, Yes, sir. bravo. Prodotto, uno. Va bene, uno. Stoppati. E Good. facciamo anche un mazzo di fiori. Uno. I won't take long. I'm hurrying. Perfetto, creato. Risolta. Esegui asciugamano. Questa missione dimostrerà usare gli oggetti sociali per migliorare i tuoi attributi. Per esempio, rendendo più facile la ricerca o il corteggiamento di un compagno. Al lavoro usa asciugamano. Per usare un manufatto, prima trascinalo nell'inventario del tuo personaggio, apparirà nella barra azioni, manufatto. Non tutti i personaggi possono utilizzare tutti gli oggetti. Gli oggetti sociali possono essere usati solo dai membri della famiglia, mentre altri come la bomba solo dagli sgherri. Allora, io prendo adesso, sono qua in casa. No, capo famiglia, Indy sono io, va bene, però devo vederlo a casa.
Mi metto l'asciugamano. Ok, un asciugamano, me lo uso in casa. Non abbiamo altra gente qua in casa, quindi vabbè, usciamo e andiamo a lavoro. Indy? Yes, of course. Vai allo scalpello. Mi ero dimenticato perché c'era anche nei precedenti capitoli il fatto di avere la casa, insomma. Esce nel menu contestuale i manufatti, vedete, adesso io magari mi metto a lavoro, produco un asse e uso i manufatti asciugamano. Beh, prima magari... Sì. Profumo, carisma, insomma, ho guadagnato qui. Intraprendere una tresca. Prima di fondare una famiglia devi trovare un coniuge. Per completare questa missione intraprendi una tresca con un altro personaggio. Eh sì, ma io direi che prendo l'altra tizia, la faccio venire qua fuori e faccio intraprendi tresca a sto punto. Attività sociali. Intraprendere una tresca. Ah no, me lo dà già lui? No, ma dovremmo averla lei, no? Clara, scudiera sposata, Giulia. No, non me lo fa fare. Vabbè, prendiamo una tresca con Antonia, scudiera, no, Clarissa, scudiera non sposata. Confermo. E ci mettiamo a inseguirla. E dov'è sta tizia? Ma scusami, dov'è che stiamo andando? Giusto per... Perché poi con M c'è la mappa. Si vede tutta la zona. Sto andando dalla tizia lì. Vabbè, chissà dov'è. Però se la missione dice di prendere una tresca, prendiamo una tresca. Ok, entriamo in città. Quindi noi adesso siamo in un villaggetto del piffero. Stiamo entrando in città, dove qua poi c'è tutto il fulcro... Puoi acquistare... Ah, posso acquistare dalle botteghe di altre persone. Posso comprare e espandere la mia attività. Oh, sto avendo la tresca con questa tizia. Successo, perfetto. Corteggiare la persona che ami. Esegui, fare i complimenti a qualcuno. Esegui un mazzo di fiori. Sì, ma quindi... Allora, aspetta. Faccio subito questa cosa. Allora... fare complimenti a qualcuno, però devo tornare a casa a prendere il mazzo di fiori, quindi il gioco mi stava suggerendo che potrei anche andare a... a comprare la roba in altri negozi qui della città. Potrei andare al villaggio qui e comprare dei fiori. E magari quello che faccio. Però il mazzo di fiori non credo che me lo vendano qua. Quindi no, devo per forza tornarmene a casa. Si può comprare il carretto, i cavalli e quindi trasportare tutto nuovamente da un villaggio all'altro. Insomma, possiamo fare qualsiasi tipo di attività. Il gioco mi sembra anche piuttosto bello scorrevole, bello veloce. Ho avuto qualche problemino a registrarlo perché infatti sto registrando il desktop, quindi vedete tutte le notifiche che ricevo di altri amici che stanno giocando su Steam. E non mi sembra affatto male. Quindi sono convinto che non farò la reso Steam, perché è stato un rischio prenderlo, perché non costa poco, costa 29. Pare che poi comunque col rilascio aumenterà ancora di prezzo, uscirà nell'arco di quest'anno e questo gioco ha subito proprio una rinascita. Ma c'è la miniera qui. Sì. E una rinascita perché veramente era buggatissimo, aveva un sacco di problemi e adesso invece mi sembra già... Comunque lodevole il fatto che abbia l'italiano, mi ha sempre, diciamo, un po' bloccato il fatto che aveva solo l'inglese e il tedesco. E l'ho scoperto proprio per caso. Allora, mazzo di fiori, lo prendo, ok. La missione ora, vabbè aspetta, albero genealogico, sono io l'unico della dinastia. Qua abbiamo... Non ci sono eventi in linea temporale, personaggi, edifici, maestro personaggi inattivi, menu principale, il tutorial, vedete le tresche. Ora,
Andiamo qua, attività sociali. Fare i complimenti a qualcuno, a Clarissa. Vai. Yes, quindi torniamo, rifacciamo 32 km per tornare da lei. Intanto si sta facendo anche notte, le 20 sono, quindi passerà la stagione. Probabilmente ci metteremo una stagione ad arrivare là. Sì, vabbè. Non so dove sia, ma... L'arsenale... Poi graficamente non è lo stato, non è propriamente lo stato dell'arte, però... È molto carino. È anche il multiplayer, il gioco comunque. Potrò giocare con amici. Dovrebbe già essere attivo perché il menu me lo dava. Multiplayer, quindi... Alexandra la fornaia. Vediamo, è lì. Mi scusi? Vediamo. Successo! E quindi? Allora, abbiamo fatto sta cosa, ma... Manufatti, mazzo di fiori a Clarissa. Scusi, ho dimenticato i fiori. Mi scusi? Non fugga. Ah no, là c'è la fornaia. Sto dando i fiori a lei. Ok, abbiamo avuto successo. E quindi? Yes, sir. Nessun erede, non hai figli. Allora. La gente ti rispetta, un avversario sta nominando un erede, no. Informazioni dettagliate, no. Volevo andare a vedere... Libro delle missioni. Corteggiare una persona che ama, fare i complimenti a qualcuno, ok. Allora, stoppa Clarissa, no! Allora, tac, fare i complimenti, bacia sulla guancia, fa parole dolci. No, fare i complimenti sarà poi quello, immagino. Eccolo lì, passata una stagione, aspettando, non arrivando a una, insomma, vabbè. Quindi, facciamo i complimenti. Parole dolci, Clarissa. Conferma. Eccola là, fortunatamente siamo rimasti qua in villaggio. Là, intanto, l'attività non è che stia andando avanti, perché potevo settare un lavoratore che mi produceva assi, il trasportatore che portava il legname, me lo andava a vendere, però insomma, adesso stiamo aspettando, perché il gioco ci sta mettendo, facendo mettere le basi per avanzare. Libro delle missioni, non mi dà, esegui fare i complimenti a qualcuno, quindi... Cosa cavolo ho sbagliato? Vantati dei tuoi risultati. E fai complimenti a lei. L'ho già fatto, no? Vabbè. Non me l'ha calcolato. No, probabilmente non l'ho fatto perché ho dato i fiori a mano. Scusami Clarissa, io sono uno vecchio stile, quindi... Va bene, adesso. Dai, ti faccio i complimenti così mi dà il tutorial. Ok, nuova missione. Sposano le persone con cui hai una relazione. Ok, adesso tu so che stai fuggendo, ma scudiera del mio cuore, ora ti sposerò. Scusi, lei? Certo che sono andato proprio a random, eh. Vabbè, però insomma. Ok, questo è tutto molto velocizzato perché in partita normale dovrebbe essere comunque molto più complicato. Comunque, va bene. Grazie, ho 25 anni. Calcolando che siamo in medioevo, non mi dovrebbe stare proprio a metà vita, insomma, più o meno. Molto bene. Sì, ho detto sì. E ho ricevuto una nuova missione, quindi genera degli eredi. Quindi... Eredi per, beh, generare eredi, buona fortuna. Attività sociali nella base. Ok, non mi vuole dire dove. Vabbè, comunque ho una mezza idea. Generare eredi. Ok, allora, quindi adesso mi si è aggiunta anche lei, quindi tu vai a casa. E adesso vado a casa anch'io. E completiamo questo tutorial. Si sale anche di livello, quindi si va ad aumentare queste. Vado a riportare la forza dove era, almeno bonus reputazione, insomma, vabbè. Stiamo andando a casa, sì. Anche lei sta andando a casa. Cioè, tutti di corsa vanno in sto gioco, eh. Tanto qua cosa cavolo è successo? Ah, sta nascendo un panificio goloserie. No, mi sembra tradotto davvero molto bene. Mi sembra una traduzione anche piuttosto professionale. Quindi, vabbè, se poi qualcuno di voi sa chi l'ha fatta, se l'hanno fatta gli sviluppatori, se l'hanno fatta un gruppo di utenti, se l'avete fatta voi, insomma, fatemi sapere.
che sono curioso. Quindi adesso stiamo tornando alla casa, fa travi scricchiolanti, sono quasi a casa, Clarissa è già a casa. E quindi questo è l'inizio, perché poi si partirà con una famiglia di base, poi ci saranno gli eredi, metteremo il bambino a lavorare in bottega, insomma, e porteremo avanti la cosa, magari proveremo anche a candidarci come sindaci, insomma, sarà da vedere un attimino quanto sarà. Bene, siamo arrivati e ora dobbiamo fare quello che bisogna fare. Quindi, vediamo. Can't help right now. Ah, ok. Ok, si sta caricando la barra. Quindi adesso dovremmo essere pronti. Tac. Bene. In allarme, meno 2 al carisma. È in allarme? Chi è che è in allarme? Home time. What's that? Bene, abbiamo completato l'erede. No. I am the master. Indy? No, ma fammi un po' vedere. Albero genealogico, sì. Questa è la moglie. Vabbè, abbiamo fatto quello che mi aveva detto, no? Genere eredi. Sì, ma quanto bisogna aspettare? Beh, mando un po' avanti veloce, magari. Giusto per... Che poi mi sembra anche piuttosto intuitivo, una volta che si impara un pochino a fare le cose, sarà difficile poi tenere alta tipo quelle cose tipo la reputazione o roba del genere per scalare le cose sociali. Ma mi ricordo il vecchio The Guild 2, c'erano anche i processi, si andava a processo, c'erano proprio, potevamo magari essere anche giudice, insomma, quindi era molto interessante come cosa. Non ce l'abbiamo fatta, presumo, quindi riproviamo di nuovo e vediamo. Ah, scusa, ma Clarissa devo fare anche lei o? No. Boh. Lei ha 51 anni. Ok. Proprio scelto così a caso. La pioggia battente ha causato inondazioni. Possiamo vedere il registro delle notizie. Ah, interessante. Qualcuno ha tessuto le tue lodi. Sì, ma quindi? Ah, posso intraprendere... Ah, ok, le tresche, ok. È tornata la calma, più 2 al carisma. Va bene. E quindi niente. Sì, ma mi sa che ho fatto una gran cavolata. Mi sta venendo un tremendo dubbio. Fertilità 0%. Ok, la nostra partita è finita ancora prima di cominciare, perché non riusciremo mai a finire il tutorial, perché con una fertilità di 0 non avremo mai l'erede. Insomma, però abbiamo visto che sta venendo anche l'autunno, quindi sta cambiando anche l'ambiente. Adesso vado a stoppare un pochino, a mettere la velocità normale. Sta arrivando anche l'autunno, quindi tra un po' poi nevicherà, ci saranno dei problemi magari anche sui campi. Diamo un'occhiatina solo, giusto per capire come si costruisce un nuovo edificio. Mulini, macelleria, forni, ci sono panificio, forno, pasticceria, la locanda, l'osteria, taverna. Mio sogno è gestire una locanda o un fabbro. Botteghe, artigiani, sarto, falegname, muratore, fabbri. Fabbrica di mattoni, spacca pietra, capanna dello scalpellino, fabbro, fonderia, fabbro, fucina, capanna delle erbe, infermerie, centri di scrittori, tipografia, biblioteca, insomma rifugi dei ladri, quindi possiamo andare a fare anche queste cose, ma per sbloccarlo abbiamo bisogno di destrezza di mano. Dobbiamo essere prima dei ladri noi stessi. Caserma. Altro, magazzini, possiamo gestire dei silos per depositarci delle merci. Allora ragazzi, io vi ho fatto vedere così velocemente quello che può essere un gioco come The Guild.
Mi sembra molto interessante, senza dubbio. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vorreste rivederlo, insomma, se questo video vi ha ispirato a magari darci un'occhiata, ad acquistarlo, insomma, o metterlo nella lista dei vostri preferiti. Costa $29,99 su Steam, su Instant Gaming, link che trovate qua sotto, lo dovreste trovare sui €25,99, quindi 4 euro in meno. Io ho optato per prenderlo da Steam perché, qualora questa prova e più la prova che ho fatto prima dovesse essere andata male, l'avrei reso magari in attesa di tempi migliori. Ma nulla da dire sulla traduzione, cosa che temevo su cui temevo di più, le mie riserve, e, perché veramente è tradotto bene. Tra l'altro adesso i campi dovrebbero essere fermi, quindi non si coltiva, si allevano ancora gli animali, però bello, figo. Andrebbe forse giocato a 0.5, forse un po' più lentamente. Comunque ragazzi, questo è tutto, questo era The Guild 3, fatemi sapere. E alla prossima, ciao ciao!